Ciao ragazzi e bentrovati sul mio canale YouTube, ormai col nostro consueto appuntamento. Oggi vi voglio presentare un prodotto abbastanza interessante. Interessante perché sia per le sue dotazioni, quindi per le caratteristiche che vi vado subito ad illustrare, ma soprattutto anche per il prezzo. Di che cosa parliamo? Lo scoprirete immediatamente durante questa forma di unboxing. Unboxing che poi in realtà è un unboxing dopo diversi mesi, perché prima ho voluto veramente testare questo casco, diciamo quasi in ogni condizione. Ovvero parliamo del modellino X21, colorazione Globe della Givi. Questo è un casco abbastanza interessante sia per le sue dotazioni e sia per il prezzo. Parliamo subito del prezzo. Allora, prezzo dipende sempre ovviamente dove lo acquistate, ma comunque si compra quasi sempre su una media intorno alle 120 euro. Ogni tanto si trova su internet in offerta 110, 120, 130, ma comunque il prezzo medio è sempre intorno alle 120 euro. Partiamo subito da un dato numerico, il peso. Il casco pesa 1550 grammi, sempre più o meno 50 grammi di margine di errore come rilascia Givi, ma soprattutto quando l'ho visto la cosa che mi ha colpito subito è stata, oltre che la colorazione, la forma, perché è una forma molto aerodinamica, abbastanza interessante sia sull'anteriore che sul posteriore. Adesso vi parlerò bene di tutte le prese d'aria e quant'altro, ma soprattutto la prima notizia che mi sento di darvi: casco entra nel bauletto, nel nostro finto serbatoio, chiamiamolo così, della nostra Honda NC. Iniziamo a guardarlo dall'anteriore. Innanzitutto parliamo di un casco modulare, quindi apertura sia della visiera diciamo ben fatta, perché comunque ha un'apertura abbastanza interessante, con una bella guarnizione posta alla fine della mentoniera, che devo dire, quando la visiera è chiusa, comunque aria non entra, o comunque entra una certa velocità. Dopodiché abbiamo lo sgancio rapido centrale, che devo dire che è molto comodo, che invece ci permette di aprire la parte per farlo diventare come un jet. Questa, vabbè, sappiamo, è la caratteristica dei caschi modulari. Non criticate il fatto che io abbia montato l'interfono sulla destra, ma purtroppo l'ho dovuto fare per un discorso del finto serbatoio dell'NC, perché sulla sinistra, avendo montate le prese USB, insomma, se montavo l'interfono come la regola vuole sul lato sinistro, purtroppo non mi entrava in questo vano. Continuando con la nostra recensione, andiamo a vedere che davanti abbiamo queste prese d'aria, ok, che sono abbastanza, diciamo, comode per far defluire un pochettino di aria in ingresso all'interno del casco. Continuiamo con le prese d'aria in testa, che sono delle prese d'aria che vanno a canalizzare l'aria da questo ingresso, e queste dietro dovrebbero essere gli estrattori, anche se in realtà devo dire, quando sono aperte o quando sono chiuse, c'è pochissima differenza. Il casco qualitativamente si presenta abbastanza ben fatto, perché non presenta scricchiolini di vario genere. Quando si va e si chiude ad aprire e chiudere la visiera, comunque notiamo, diciamo, una certa consistenza. E in più la visiera è dotata anche degli agganci pin lock. Per chi non sapesse che cos'è il pin lock, è una visiera che Givi fornisce nella confezione, diciamo, di serie, che ci permette di poterla montare dietro la visiera stessa. Quindi, diciamo, è una forma di doppio vetro, quasi come un vetro camera, che è fatto apposta per evitare l'appannamento. Infatti si chiama antifog, antinebbia. Dopodiché, da questo lato abbiamo anche il, diciamo, tastino, chiamiamolo così, che la levetta, ecco, è più opportuno chiamarlo così, che va ad azionare invece gli occhialini. Occhialini che devono fare, devo dire che, a differenza di altri caschi, non vanno a distorcere la visuale. Io ho cercato anche di provarli in condizioni più estreme, ovvero con l'occhialino abbassato, con la visiera abbassata, addirittura con la lente pin lock montata, e vi posso dire che comunque tutto sommato non distorce. Un pochettino il pin lock giusto può creare qualche effetto poco poco di distorsione, ma veramente quasi impercettibile. Mi è capitato di provare altri caschi dove comunque, diciamo, il pin lock creava degli effetti di distorsione particolarmente accentuati, ma certe volte anche la visiera stessa o anche gli occhialini stessi, se non sono, diciamo, realizzati con materiali di buona qualità. Andiamo a vedere un attimino adesso l'interno del casco e come si presenta.
Aprendo il casco notiamo subito un'ottima imbottitura. Infatti, devo dire la verità, quando l'ho acquistato il casco mi andava un pochettino stretto, infatti ho dovuto prendere una taglia S, così mi ha suggerito il concessionario che me l'ha venduto, perché mi diceva: guarda, Alessio, questi caschi un tantino tendono a cedere col tempo. Effettivamente è vero. All'inizio, appena l'ho indossato, mi stava abbastanza stretto, però poi devo dire che piano piano ha ceduto, adesso lo possiedo diciamo da diversi mesi, però devo dire che ha ceduto al punto giusto, quindi il casco si è quasi perfettamente uniformato alla mia forma del viso. Il rivestimento dentro è un rivestimento comunque pienamente a 4 stagioni, perché sa essere caldo al punto giusto, però è poi quasi realizzato tutto diciamo in materiale abbastanza traspirante. Dopodiché abbiamo anche la possibilità, quando il casco è chiuso, faccio vedere, di avere questa parte qua, che comunque se volessimo è anche amovibile. Questa parte qua serve quando il casco è completamente indossato per andare ad isolare anche la parte del mento. Diciamo che oltre a isolare la parte del mento serve anche per un discorso, diciamo, per limitare l'aria in ingresso all'interno del casco. Andiamo a vedere adesso il sistema di apertura e chiusura. Innanzitutto c'è questa levetta che ci permette di trovare immediatamente lo sgancio per l'apertura del casco. Dopodiché abbiamo questo sistema multicricchetto che ci permette veramente di trovare quasi sempre la posizione di serraggio per noi comoda. Oltre al fatto che sull'accetto c'è il sistema comunque che ci permette di stringere o allargare il l'accetto stesso. Andiamo a vedere adesso anche i materiali che vengono adoperati per la realizzazione di questo casco. Devo dire che al tatto è veramente molto molto bello, specialmente questa colorazione più opaca che sembra quasi vellutata al tatto. Riguardo alla colorazione, mi ha colpito veramente l'utilizzo di questi colori neri, grigio scuri, bianchi e poi i loghi Givi, comunque sono realizzati sempre in nero con la parte X21 sempre realizzata in nero. Devo dire che l'unica pecca un pochettino è il bianco che si sporca molto molto facilmente e allo stesso tempo è un pochettino difficile da pulire. Quindi, nel complesso, ottimo prodotto per chi non vuol spendere un capitale e serve un casco da adoperare per tutti i giorni, ma allo stesso tempo anche per fare del turismo. Turismo ovviamente che deve essere sicuramente su strada e non off-road. Casco modulare ad un prezzo interessante, abbiamo detto su una media di 120 euro, 1550 grammi, quindi peso abbastanza contenuto, ma soprattutto la cosa più importante per noi possessori dell'NC, che ha questo grande vanto di avere quel finto serbatoio davanti, entra nel finto serbatoio, addirittura con l'interphone montato. Ripeto, interphone montato nel mio caso sul lato destro per un discorso di presa USB installata nel finto serbatoio. Se non avete installato la presa USB dal lato sinistro nel finto serbatoio, potete tranquillamente montare l'interphone nella sua posizione originale. L'unica cosa che va montato un pochettino più sfalsato verso dietro, perché qua c'è la corsa, come abbiamo fatto vedere prima, dell'apertura e della chiusura dell'occhialino. Grazie come sempre per aver dedicato del tempo, per aver visualizzato questo video, e spero che le informazioni da me fornite comunque siano state utili. Se non l'hai ancora fatto, ti ricordo di iscriverti al mio canale e soprattutto ti aspetto al prossimo video. Ciao!